This meeting is being recorded. Allora, buonasera a tutti, buonasera al nostro Enrico Mancini, al nostro comandante Roberto Riva Cambrino, comandante di Modena, che tra poco ci parleranno del nuovo webinar Sicurezza Informatica. Certamente, innanzitutto, porto i saluti del nostro presidente e di tutto il direttore Upli. Grazie ad Upli, negli ultimi tempi ci stiamo vedendo almeno una volta a settimana con dei webinar interessantissimi che crescono, insomma, contribuiscono a far crescere la nostra categoria e anche la nostra conoscenza. Appunto, conoscenza. La conoscenza è utile per difendersi. Per difendersi da cosa? Sicuramente dalle insidie che ci sono sul web. Appunto, il webinar odierno, il titolo è Sicurezza informatica, un argomento, una problematica delicatissima e attualissima. Per cui rinnovo ancora i saluti a tutti i partecipanti, anche da parte del direttivo UPI e della nostra presidente. E lascio la parola, per non sottrarre altro tempo, al moderatore, il comandante di Modena, e al nostro relatore Enrico Mancini. Buon ascolto a tutti. Buonasera a tutti e bentrovati. Credo che sia importante non tanto quello che dico, quello che penso, ma perché appunto l'esperto è Enrico Mancini. Credo di essere forse la persona meno tecnologizzata che esiste, ma come tutti noi viviamo un mondo dove oramai la tecnologia, un po' per forza, un po' per amore, ha avuto un'esplosione, ultimo ma non ultimo, il Covid, con la necessità di introdurre tutta una serie di tecnologie. Come appartenente alla polizia locale è diventata una necessità proprio per supplire carenze di organico, la necessità di gestire moli di dati, e questo però ci ha portato a un uso massivo e, aiutati anche da bravi tecnici, bravi esperti, a un uso facile. Ecco, e credo che forse la prima domanda è la più importante, perché dà anche in là tutta la trattazione di Enrico, è questa: facile e sicuro non sono dei sinonimi. Facile e sicuro no. E quindi, anzi, l'insidia dove sta? Nella nostra ignoranza o nell'abilità del nostro antagonista? Allora, diciamo che viene da tutte e due le parti. Un po' la nostra ignoranza, perché diciamo che ci siamo trovati costretti all'improvviso a buttarci in un mondo che non era il nostro, o meglio, ci siamo sempre soffermati in maniera superficiale a questo mondo che è l'informatica, ma non ci siamo mai addentrati, perché alla fine per qualsiasi cosa si andava all'ufficio diretto, si andava a prendere i documenti e non siamo stati mai obbligati a doverlo fare in maniera informatica, quindi da casa, davanti a un computer, compilare dei form, spedire, PEC, SPID. Sono usciti fuori tutti questi acronimi che nessuno sapeva che cosa significava. E quindi ci siamo ritrovati all'improvviso a dover far fronte a questo. Ma dall'altro lato, la scienza, la tecnica, lo sviluppo informatico vanno avanti. Quindi, fatta la soluzione, trovato l'inganno. Anche dall'altra parte, purtroppo, i mezzi diventano sempre più sofisticati. Quindi, noi ci addentriamo in un mondo che non è il nostro, non era il nostro, adesso sta diventando il nostro. Loro, dall'altra parte, si sono, diciamo così, preparati più tecnicamente per andarci a rubare qualcosa in più, anche perché tra SPID e PEC, che sono, diciamo, i livelli informatici più alti che noi utilizziamo, che noi consumer utilizziamo, dall'altra parte, quindi si sono dovuti addestrare a dover sconfiggere a questi livelli informatici più alti, ma ci riescono, ci riusciranno sempre. Sta a noi e capire come difenderci da queste intelligenze artificiali, che poi programmiamo noi, perché la parola intelligenza artificiale è veramente vasta. L'intelligenza artificiale è comunque
intesa ancora oggi, intesa come quella parte dell'informatica che è autonoma nel fare le cose. No, ancora non stiamo andando da quel lato. Però in questo momento diciamo che quella che noi abbiamo e utilizziamo è una intelligenza artificiale programmata da noi. Poi gli diciamo, ok, ti ho programmato, fallo da solo. Però poi loro non decidono se è il caso di farla o se non è il caso di farla. Quindi diciamo che la scelta non ce l'hanno ancora. Però diciamo che lo fa. Quindi questo è il tutto. Allora, iniziamo con delle slide, quindi siamo già entrati nel vivo del webinar. Però ecco, io prima di andare proprio ancora più addentrati e quindi farvi degli esempi e farvi vedere delle cose, vorrei condividere alcune cose. Allora, un attimo che faccio la condivisione dello schermo. Ok, credo che tutti quanti vedete le slide. Roberto, mi confermi che ci sono le slide sullo schermo? Ok, quindi siamo già andati avanti. Allora, questo è diciamo il titolo del nostro webinar, quindi sicurezza informatica e social network. Ma volevo dare delle informazioni. Più che altro conoscitive, perché ecco, diciamo che oggi ci stiamo approcciando in maniera diversa alla rete e ai social network, ma prima di arrivare ai social network diciamo che sotto c'è uno strato di informazioni che vanno conosciute e capite, perché prima di arrivare a tutto questo c'è stato veramente tanto lavoro, che poi si sia sviluppato all'improvviso tutto insieme, questa è un'altra cosa. Quindi diciamo che internet che cos'è? Internet parte dal 69, nel 1969, ed era un'azienda americana, un'agenzia che si chiama ARPANET, e loro diciamo che hanno utilizzato i primi protocolli informatici. Ma loro che cosa hanno utilizzato? Nel 1969 non hanno fatto altro che condividere delle informazioni da un computer ad un altro. Ma poi, una volta fatto questo, hanno pensato bene, ok, ma se noi non riusciamo a fare all'interno di un ufficio, quindi da un ufficio a un altro, ad un metro di distanza da un computer a un altro, ma perché non riusciamo a farlo a computer che stanno a centinaia e centinaia di chilometri di distanza da noi? E quindi è uscita fuori la rete, internet. Quindi che cos'è internet? Internet non è altro che una serie di computer accesi 24 ore su 24, dove all'interno di questi computer ci sono una serie di informazioni che vengono condivise con tutti quanti. Ok, quindi questo è alla fine è internet. E tutto questo viene fatto tramite dei protocolli, che in questo momento il più importante è il protocollo TCP/IP, ma proprio nel nome IP, che è Internet Protocol o Transfer Control Protocol. Transfer significa trasferimento delle informazioni tramite dei protocolli. Poi a questo diciamo che si sono aggiunte una serie di informazioni. I protocolli di rete sono un'infinità. Noi ne utilizziamo soltanto pochi, io ho messo in violetto soltanto quelli che teoricamente noi utilizziamo di più, che conosciamo e utilizziamo di più, ma ci sono alcuni di quelli scritti in celeste che comunque sono dei controlli che vanno a fare in automatico su quei protocolli che noi utilizziamo di più. E quello che utilizziamo veramente tanto è il protocollo HTTP. Il protocollo HTTP noi lo vogliamo così, non dice niente, dice che cos'è HTTP, ma HTTP è il protocollo che noi utilizziamo per visionare qualsiasi pagina web, è un sito, è un indirizzo web, HTTP, è l'indirizzo telematico, informatico delle nostre aziende, delle nostre pagine web, del nostro profilo privato. Ok, io abito in Sora, in via numero 10, 030 39 Sora, su internet sarò www.enricomancini.it. Ecco, questa è la trasformazione dell'HTTP. E poi abbiamo già detto il TCP/IP, che è quello che è il protocollo più importante, dove ci sono tutte le nostre informazioni. Non a caso ho messo delle immagini a sinistra e a destra, che sono dei cavi. Sono andato avanti, scusate.
sono dei cavi, perché tutto quello che noi facciamo oggi va trasportato da questi cavi, ma veramente questi cavi, giallo, verde, certo i colori vengono utilizzati per differenziare delle informazioni, ma non è importante capire il giallo, il verde, ma sono standard, sono i colori che uno utilizza per differenziare le informazioni all'interno dei data center, che sono questi, proprio sono questi centri dove i computer sono accesi lì 24 ore su 24 con la connessione 24 ore su 24 e che non si spengono mai, altrimenti non sarebbero più raggiungibili le nostre informazioni. Ma a che cosa serve la rete? Ok, questa è una domanda che ormai abbiamo risposto a questa domanda. All'inizio non sapevamo neanche che cosa rispondere. Invece oggi lo sappiamo. La rete serve a tutto ormai. Siamo partiti dal computer, non a caso ho messo in marcia un portatile, un computer, dove escono delle informazioni. E poi da quando sono nati i cellulari, che erano soltanto degli apparecchi telefonici, quindi ci si telefonava soltanto, al massimo si ricevevano dei messaggi testuali, a oggi sono diventati veramente le nostre centrali, la nostra centrale memorica, ma di tutto. Cioè, ci ricordano tutto, ci ricordano il nostro conto corrente, ci ricordano i nostri appuntamenti, ci ricordano le nostre attività, ci ricordano veramente tutto. Infatti negli ultimi anni i cellulari sono veramente, prima erano degli accessori, oggi non sono più accessori. Oggi i cellulari sono veramente delle fonti di informazione. Calcoliamo che sono diventati a oggi gli OTP. Che cosa sono gli OTP? Sono diventati quei device che tutte le agenzie, banche, assicurazioni, agenzie delle entrate, Ministero della Salute, sono dei device che confermano la nostra identità. Che cosa succede? Quando noi dobbiamo firmare un documento, oggi col fatto del Covid si è amplificata questa cosa. Oggi noi che cosa dobbiamo fare? Quando dobbiamo firmare un contratto, non lo firmiamo più cartaceo, non è che andiamo in un ufficio e andiamo a firmare un contratto cartaceo. Prima venivano mandati via posta elettronica, venivano firmati, scansionati e poi rimandati al mittente. Oggi non si fa più questo. Oggi l'assicurazione, vogliamo fare il rinnovo dell'assicurazione? Ok, facciamo il bonifico, l'assicurazione ci manda un messaggio che si chiama proprio OTP, ci arriverà un SMS con scritto OTP. Tramite quel messaggio noi rimandiamo il codice che esce su quell'OTP, lo rimandiamo all'assicurazione e noi abbiamo firmato il nostro contratto senza aver messo neanche la firma, senza aver messo la firma. Quindi da questo portatile a questo cellulare è cambiato tutto, è cambiato veramente tutto. E la rete, come vedete nei discorsi che faccio, è tutto ormai, è tutto, è pieno di informazioni. La rete si è sviluppata. Che cosa sono le app? Le app, alla fine, che cosa sono diventate? Non sono altro che dei software. Nel 1969, quando ARPANET sviluppava le prime applicazioni, si chiamavano software. C'era il software per la digitalizzazione, c'era il software per la trascrizione di testi, c'era il software per la trascrizione per fare calcoli elettronici. Erano dei software. Ok, Word, Excel, PowerPoint, io vi faccio i nomi di alcune applicazioni che conosciamo di più. Però poi diciamo che la terminologia è andata avanti, quindi diciamo che ci siamo trasformati anche con queste terminologie. E se siamo da software sono diventate applicazioni, che abbreviate, perché poi la terminologia del giovane ci ha aiutato anche a fare determinate abbreviazioni. Quindi da applicazioni siamo diventati app, subito, è stato istantaneo. E le app, che cosa sono? Ecco, l'app è proprio quella parte che noi utilizziamo molto per condividere le nostre attività, per condividere e farci ricordare le nostre attività. Non a caso, diciamo che c'è una categoria di app, non a caso in ordine di importanza. Se ci fate caso, la prima
categoria sono le app per il lifestyle. Non ci si crede, uno avrebbe pensato che le app più importanti fossero quelle dei social, invece no. Le app più importanti oggi sono diventate le app per il lifestyle. Che cosa sono le app per il lifestyle? Oggi sui nostri cellulari e soprattutto sui Davis, gli orologi elettronici che sono usciti negli ultimi anni, ci controllano veramente le nostre attività fisiche, da quando dormiamo, quando ci alziamo, quante volte camminiamo, quanti passi facciamo, i nostri battiti cardiaci, la nostra la quantità di ossigeno che abbiamo nel sangue. Ormai ci abbiamo tutto. Tra gli orologi, che porto a pozzo, poi alla fine lo porto anch'io, e il cellulare, queste sono le app più importanti. Le app, tra le app più importanti del lifestyle sono gli incontri, perché diciamo che c'è una difficoltà, non lo so. Però sì, diciamo che le app che poi portano a fare gli incontri sono molto importanti. E poi i viaggi, il cibo e la musica. Queste sono, diciamo, le app che oggi in questo momento stanno andando più delle altre. Poi nella seconda parte, quindi abbiamo le app sui social, quindi abbiamo Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat, ma queste sono tutte sono tutti social dove noi condividiamo le nostre attività giornaliere, le nostre pene, i nostri dolori, i nostri traguardi, tutto quello che ci rende sia felici che scontenti. Noi li mettiamo nei nostri social. E poi abbiamo le app utility, che sono sempre quelle app che ci aiutano a fare tutto. Tra le app utility, se ci fate caso, c'è WhatsApp e Telegram. Non è, perché WhatsApp e Telegram non sono dei social. WhatsApp e Telegram sono dei utility. WhatsApp è stata la prima app che ci ha aiutato a comunicare tra di noi senza dover usare per forza gli SMS e quindi pagare il messaggio. Si chiama così la messaggistica istantanea, perché diciamo che l'email c'è sempre stata, quindi agli albori della nascita di internet c'è stata anche l'email, ma l'email era un po' più, non era molto istantaneo, quindi sono nate queste chat istantanee che ci hanno aiutato a rimanere in comunicazione in breve tempo. Poi si sono sviluppate, oltre ai messaggi testuali, hanno messo le immagini, dopodiché le telefonate, dopodiché le videotelefonate. E quindi WhatsApp, Telegram, Zoom che stiamo utilizzando, Meeting e tante altre app che noi utilizziamo. E poi quelle di produttività. Ecco, le app di produttività sono quelle che noi diciamo che usiamo nella parte personale, quindi consumer ne usiamo poco, ma nella parte aziendale ne vengono usate tanti, che sono i docs sono tutte quelle app che ci aiutano a preparare dei testi Word, che ci aiuta a scrivere le lettere, a preparare dei contratti, a fare le cose. Sheet, questi sono tutti linguaggi, sono termini inglesi, perché così li trovate, se andate su Google e cercate, ormai sono dei termini che sono entrati nel nostro linguaggio. Quindi docs, quindi abbiamo detto Word, docs, io ve lo identifico con Word, così capite più o meno qual è la categoria di programmi di cui sto parlando. Sheet invece è la categoria di programmi che è quella di Excel, che sono tutte quelle app che ci aiutano a fare dei calcoli. Quindi dalla semplice moltiplicazione uno per uno all'equazione che viene fatta, oppure al calcolo degli interessi, o al calcolo delle rate, qualsiasi calcolo che voi volete fare in maniera automatica, basta mettere le rate e loro in automatico ti danno il risultato, senza doverti stare a impazzire più di tanto. La posta elettronica, come abbiamo già detto, agli albori esisteva questa posta elettronica che era una messaggistica. Diciamo che è stata una messaggistica che noi abbiamo fatto entrare nella nostra vita, ma non è stata mai molto convenzionale, perché non era certa, cioè non era un messaggio certo. Cioè io mandavo la mia posta elettronica, ma molti i primi tempi si faceva pure una telefonata. Dice: guarda, ti ho appena mandato una posta elettronica, puoi controllare se ti è arrivata, perché chiaramente non eravamo ancora convinti e non eravamo ancora sicuri di queste nuove tecnologie, no? Prima si mandavano i Telegram, si mandava il fax, alla fine è uscita questa posta elettronica che comunque ci ha fatto risparmiare.
perché il fax arrivava sempre una cosa bianco e nero che si leggeva o non si leggeva, il Telegram era comunque una cosa testuale e costava un sacco di soldi. Per mandare dall'altra parte del mondo un plico dove dentro c'erano delle fotografie o c'erano dei contratti firmati, bisognava fare per forza il pacchetto, bisognava darlo alle poste e spedirlo, quindi comunque era un costo anche quello. Invece che con la nascita della posta elettronica ci ha aiutato tantissimo, ma questo non era un messaggio certo, quindi ecco, si mandava il messaggio e poi si posticipava una telefonata per dire ok, ti ho mandato, mi puoi garantire che ti è arrivata questa cosa? Ok. E poi negli ultimi anni, ho scritto bene, la PEC, è uscita fuori questa PEC che è questa posta elettronica certificata, ecco, che ha sostituito alla grande la raccomandata. La raccomandata è stata sempre, il documento più importante, ufficiale, che veniva utilizzato da tutte le agenzie per comunicarci qualcosa. Quindi una volta che era arrivata la raccomandata, la comunicazione ti era arrivata, perché tu dovevi per forza firmare un pezzo di carta, e quindi quella firma messa su quel pezzo di carta attestava che tu quella documentazione l'avevi ricevuta. Ok, la PEC, si sono inventati questa PEC. La PEC poi non è altro che anche questo, un'applicazione. Sono dei server particolari all'interno di web farm, delle stanze predisposte per questi computer che sono sempre accese 24 ore su 24, ad alimentare con la connessione internet 24 ore su 24, soltanto che ti danno una certificazione di quel messaggio che tu hai mandato. Quindi si sono inventati queste certificazioni. Quindi la posta elettronica è diventata posta elettronica certificata, quindi siamo sicuri che una volta che è stata spedita quella PEC e il server ci ha risposto, perché una volta spedita la PEC ci tornano indietro due messaggi, un messaggio di accettazione e un messaggio di avvenuta consegna, quindi lì siamo sicuri che quel messaggio di posta elettronica è arrivata e non abbiamo bisogno di mandare una raccomandata, quindi anche lì diciamo che ci ha aiutato tantissimo, perché una raccomandata almeno 5, 6, 7, 8 euro costava. Ecco, pensiamo un'azienda che doveva mandare 100 raccomandate al mese, insomma era un costo. Quindi questa posta elettronica certificata diciamo che ci ha aiutato. E poi andiamo avanti con le app di gioco, di divertimento. Ormai sui telefonini noi abbiamo di tutto, quindi abbiamo i giochini che utilizziamo per farci passare il tempo, ma il giochino è sia il giochino elettronico, quelli che si usavano una volta, che adesso sono più sofisticati, vanno avanti con le tecnologie, quindi diventano sempre più avanzati a livello di grafica, però c'è pure il giochino quello semplice che cerca le parole crociate, perché esistono anche le parole crociate, c'è un'app per le parole crociate, quindi per chi è ancora legato ad una vecchia attività lo può fare sul telefonino, non è bisogno di andarsi a comprare la settimana enigmistica, perché si chiamava la settimana enigmistica, me la ricordo, perché però oggi sono pochi che se la comprano, si fa direttamente sul display del telefonino. E poi ci sono le app aggregatrici e di news, quindi sono tutte quelle app che ci portano le informazioni, TG24, sono sempre le stesse, ce ne stanno un miliardo sulla rete e anche qui ci dobbiamo stare attenti a dove ci affidiamo. Diciamo che quando andiamo a vedere queste app di informazioni, ecco, cerchiamo di capire se quelle app che noi andiamo a scaricare, perché sulla rete ce ne sono moltissime, sono certificate. Quindi io consiglio sempre di andare a vedere le credenziali di quell'app, perché nell'App Store di Apple e nel Google Store di Google ci sono sempre le recensioni e le certificazioni di quelle app. Ecco, non andate a scaricare perché l'amico ti ha detto no, ma scarica di quella perché quella è un'informazione che non viene pilotata da nessuno. Stiamoci attenti, perché è vero che forse non viene pilotata da nessuno, ma deve essere poi anche certificata quella notizia, altrimenti vanno in giro delle notizie che non finiscono mai, cioè ci portano notizie che forse esistono, forse non esistono, quindi ecco. E quindi diciamo, io personalmente mi appoggio a delle app tipo TG24, Sky TG24, Mediaset, quelle conosciute, poi vado anche a vedere le altre perché mi interessa sapere anche magari un'informazione
non pilotata, però insomma devo andare a certificare che quell'app sia attendibile. Ecco. Eccoci qua, qui è la prima raccolta dati, è la raccolta dati fino al 2021. Queste sono le app, chiaramente queste sono soltanto i social network, non sono andato a cercare tutte le altre app, quindi non sono andato a cercare una raccolta dati delle app che vanno sulla rete, ho cercato quelle dei social network. E come vedete da queste slide, quelle che vanno alla grande sono tre alla fine. Su YouTube, perché diciamo che è la piattaforma video più grande del mondo. Tutto quello che volete trovare che vi interessa di video lo cerchiamo su YouTube, ma YouTube è andata oltre questo. Non ha messo solo a disposizione una piattaforma dove caricare i nostri video, ma diciamo che ha dato anche la possibilità, in questo periodo di Covid, quindi da tre anni a questa parte, ha dato anche la possibilità di fare le prime dirette streaming. Poi sono usciti una serie di software per fare le dirette streaming, tipo quelle che hanno utilizzato per le scuole, però ecco, diciamo che YouTube è stata la prima che ci ha dato la possibilità di fare delle dirette streaming. Noi come Ubli l'abbiamo utilizzata all'inizio per fare i primi webinar. Poi se ci fate caso c'è Facebook e Instagram. Poi c'è quell'iconcina che vedete con gli occhialini, quella ecco, adesso non mi viene il nome. Ve lo dico. È quella per quanto riguarda i ristoranti, gli alberghi, TripAdvisor, che è l'app, dove noi possiamo trovare tutte le recensioni su ristoranti, alberghi. È chiaro che lì bisogna stare attenti, come al solito, i social network è un mondo, poi andiamo nel particolare, ci andiamo dopo, però è un mondo dove ci sta la parte positiva e la parte negativa. Ecco, bisogna vedere quella parte negativa da che cosa scaturisce e quando sia negativa, perché poi alla fine qualcuno ci rimane male, oppure vogliamo affossare un'attività, non ci vuole oggi, non ci vuole niente a fare, andare alle stelle un'attività e affossarla è un istante, basta mettersi d'accordo e si rovina un'attività. Instagram, se ci fate caso, c'è un ribasso sulla freccia di Facebook e c'è un'alzata nella freccia di Instagram. Perché questo? Perché diciamo che Facebook oggi è diventata veramente, diciamo, io la chiamo la feccia, ma non tanto la feccia, perché è sempre la parte buona, però diciamo che viene utilizzata moltissimo per quella parte cattiva, quindi non riusciamo, a noi che lo utilizziamo nella parte buona, non riusciamo a spostarla nella parte buona. Noi che ci crediamo non ci riusciamo. Ecco, loro che non ci credono e vogliono rovinare tutto ci riescono sempre. Noi non riusciamo mai a fare questa cosa, però diciamo che c'è sempre quella parte buona. E poi ci sono le altre app. C'è quella rossa con la P, quella è Pinterest, che è un'app molto interessante, dove all'interno si trovano anche molte idee per la nostra casa, per autocostruirsi le cose. Sono molte idee, è bella come chat, è interessante. Poi abbiamo Twitter, che diciamo che è stata l'app che insieme a Facebook è esplosa all'inizio, ma vedete, Twitter è stata sempre una chat poco utilizzata, perché ci si condivide poco, o meglio, il tweet, il cinguettio di un uccello è corto, quindi loro hanno detto: ok, noi facciamo un'app dove diamo la possibilità di mandare un tweet, cioè poche parole per dire una cosa. È difficile usare poche parole per dire una cosa, quindi ecco, per questo motivo, se fate caso, è pure il ribasso, scende al 48% nel 2021, quindi ci abbiamo un problema. Poi abbiamo Ink, che è un'altra app per usare social network. E poi abbiamo TikTok, che tra il 2020 e il 2021 ha fatto la sua esplosione. TikTok è questa nuova piattaforma dove è possibile creare video divertenti
mandare fotografie divertenti, ma anche qui, ecco, c'è sempre il lato buono e il lato cattivo, come nel Facebook, il lato buono e il lato cattivo. Bisogna vedere come la vediamo e che cosa vediamo di queste applicazioni. E va bene, ci fermiamo a Snapchat, che è quella gialla con il fantasmino, che è una chat che nasce in America, ma poi sta prendendo piede pure in Europa, ma ancora, se ci fate caso, è ancora molto bassa di utilizzo, perché è tipo Twitter, diciamo che Snapchat è più la fotografia istantanea con il testo istantaneo, quindi è molto, limita molto nelle comunicazioni. Io vado avanti, non so se sono chiaro, oppure c'è qualcosa che mi volete chiedere nel frattempo, quindi come vi ho scritto prima nella chat, insomma nelle domande, nella sezione domande e risposte, se mi volete chiedere qualcosa, interrompere insomma il discorso che sto facendo, lo potete fare benissimo, non c'è nessun problema, ci soffermiamo, se c'è magari qualche cosa che non è stata chiara, io insomma lo spieghiamo e poi andiamo avanti. Ecco qua i social network. Io ho racchiuso, diciamo, in queste icone carine disegnate così, diciamo, le app che ne abbiamo parlato fino adesso, quindi Facebook, Twitter, Pinterest, WhatsApp, quindi in questo caso ci ho inserito anche queste di messaggistica, e le altre, abbiamo YouTube, Vimeo, che è un'altra piattaforma video, che è quella celeste con la W che sta sotto a Twitter, quella è Vimeo, un'altra piattaforma video per la condivisione dei video, la posta elettronica e via discorrendo. Andiamo avanti. Questo è una slide, diciamo, un po' particolare. Perché particolare? Perché ho voluto mettervi in evidenza alcune cose. Allora, abbiamo parlato già all'inizio dell'importanza dei nostri Davis. E soprattutto che è diventato veramente il centro delle nostre informazioni. E diciamo che non è solo il centro delle nostre informazioni, è anche il centro delle nostre disgrazie. Allora, io nell'immagine a destra, dove c'è l'orario e c'è un ritaglio ingrandito, c'è una telecamera un'iconcina verde con una macchinetta fotografica al centro. Perché ho messo in evidenza quel particolare? Perché da qualche anno, quando noi utilizziamo la telecamera e utilizziamo il microfono, sul nostro apparecchio, sul display del nostro apparecchio, in quell'angolo lì, vicino all'indicatore della batteria, voi vedrete sempre o un pallino verde, a secondo del modello del telefono. Io in questo caso ho preso un telefono di alta fascia, questo è un S22 Ultra, diciamo che la fascia altissima insieme a un iPhone 13. E c'è proprio l'iconcina. Allora, queste quelle che cosa sono? Sono degli indicatori importantissimi, perché ci indicano in qualsiasi momento che cosa sta facendo il nostro telefonino. Questo perché? Perché molto spesso è capitato che molte persone si siano ritrovate spiate con alcune app e sapevano, dall'altra parte sapevano che cosa stavamo facendo, con chi stavamo parlando, e quello che usciva sul nostro display. Diciamo che questa è la parte cattiva che noi non vorremmo, di cui non vorremmo parlare mai. Ma è quella parte cattiva che purtroppo esiste. Allora, c'è è stata emanata proprio un regolamento per i produttori cellulari che hanno dovuto per forza sviluppare queste applicazioni che dessero informazioni all'utente di cosa stesse succedendo. Quindi quando aprite il vostro telefonino, e io adesso lo sblocco, e nell'angolo in alto a destra vi appare quello, e voi non state facendo niente, perché in questo momento non sto facendo niente, se mi dovesse apparire quell'icona là, significa che qualcuno sta utilizzando la mia telecamera. Prima non succedeva, infatti eravamo spiati, che era una bellezza.
Invece, in quell'angoletto lì, noi ci accorgeremo sempre se qualcuno sta utilizzando al posto nostro la telecamera o il microfono. La telecamera per vedere dove stiamo e il microfono per sentire che cosa diciamo. Che diciamo che è quella la più importante, perché il microfono, diciamo che uno se l'accorge perché se viene utilizzata la telecamera, diciamo che ci accorgiamo che il telefono, se io lo sto facendo, vado a navigare su internet, mi accorgo perché mi si rallenta un po' il telefono, anche perché dall'altra parte stanno acquisendo le immagini, quindi diciamo che è un'informazione importante che va a appesantire la nostra connessione. Quindi ci accorgiamo che magari c'è qualcosa che non va perché il telefonino va lento. All'improvviso il telefonino va lento, non si capisce perché. Tanti sono i motivi, non è questo quello principale. Però può essere uno di quelli. Invece quando ci vanno ad acquisire soltanto l'audio, quella è una trasmissione molto bassa, stiamo parlando di pochi K su una trasmissione dati che non ci accorgiamo neanche. Però, diciamo, è importante. Ok, quindi diciamo, ecco, ritorniamo sempre al discorso che ormai lo smartphone è diventato per noi veramente il centro. Non possiamo fare più a meno di loro, ma non soltanto per farci ricordare le cose, perché quello sarebbe il minimo. Però ecco, come vi ripeto, l'OTP della banca, ormai le banche non ti danno, prima si andava a fare il conto corrente, i primi conti correnti web, le banche ci davano delle chiavette, che noi dovevamo mettere, quando la banca ce lo chiedeva, dovevamo pigiare su questo display, usciva un codice, lo dovevamo mettere nell'apposito campo, se no non si poteva fare l'operazione, oppure non si poteva entrare in banca, e quella era già una sicurezza. Ma oggi diciamo che gli OTP non sono più meccanici, le macchinette non le fanno più, ormai gli OTP sono a livello software. Vi faccio vedere, sono andato avanti. Allora, vi faccio vedere se ci riesco dal mio telefonino. Un attimo che lo cerco, eccolo qua. Ve lo faccio vedere, tanto io non ce l'ho abilitato, però ecco, diciamo che non so se riuscite, no, non si vede, no, perché ho la condivisione dello schermo, no, non ci riesco. Vi metterò una foto dopo. Diciamo che sono dei software che ci indicano loro dei codici che dobbiamo andare a mettere nell'apposito spazio. Ok, adesso entriamo veramente nel vivo della sicurezza informatica, quindi parliamo della nostra sicurezza informatica. Non a caso ho messo questa dicitura: hai il diritto di rimanere in silenzio. Tutto quello che dici può essere usato contro di te in tribunale. Ha il diritto di parlare con un avvocato. Allora, questa è una frase detta da un giudice in Arizona, in un tribunale, negli anni 60. Infatti si chiama Miranda, il giudice si chiamava Miranda Warning. E ti diceva, ok, stai attento che da questo momento in poi tutto quello che tu mi dirai io lo potrò utilizzare contro di te. O per te, o contro di te. Allora, perché ho voluto mettere questo? Perché oggi, quando noi accediamo sulle nostre piattaforme, Facebook, Instagram, o meglio, non accediamo, scusatemi, sono andato un passo avanti, quando noi ci registriamo, è diverso. Quando noi ci registriamo e ci chiedono, ok, mi dici il tuo nome? Enrico Mancini. Ok, mi dici il tuo telefonino? Ok, mi dici la tua mail? Ok, mi dici dove abiti? Ok, mi dai la tua data di nascita? Alla fine che cosa succede? Alla fine succede che sotto c'è un pulsantino che tu devi spuntare. E quel pulsantino, quando noi spuntiamo, qualche settimana fa, due webinar fa, abbiamo fatto l'incontro della privacy con il dottor Massimiliano Mancini. Ecco, lì qualcosa ce l'ha spiegato il dottor Massimiliano Mancini dei nostri dati e della nostra privacy, ma lì era per le webcam. Lì, quando noi cerchiamo quel pulsante e gli diciamo ok, noi abbiamo, cioè loro ci stanno dicendo, hai il diritto di rimanere in silenzio. Tutto quello che dici può essere usato contro di te in tribunale, hai il diritto di parlare con un avvocato. Quindi una volta che tu hai cercato, hai detto ok, quei dati che tu gli hai dato
per farti cancellare o ridare, questo si deve fare. Noi lo facciamo con una facilità estrema. Ma non è... Guarda, io in questo, stasera parlo del lato negativo, perché vi devo voglio, diciamo, mettervi in guardia di alcune cose che vanno fatte e vanno rispettate. Però c'è anche il lato positivo, eh. In tutto c'è il lato negativo e in tutto c'è il lato positivo. Diventa tutto positivo se sappiamo come difenderci e che cosa fare quando succede questo. Poi diventa negativo se non sappiamo. Diventa negativo all'istante, perché non sappiamo, Dio. Adesso? E quindi diventa negativo perché non sappiamo più che fare. Chiamiamo l'amico, chiamiamo l'avvocato. Dio, mi è successo? Quello è sbagliatissimo. Cioè, non sappiamo, è sbagliatissimo. Quindi questa l'ho voluta mettere apposta, questa slide l'ho voluta mettere apposta per ricordarci che effettivamente noi stiamo facendo quello. Noi stiamo davanti al giudice, il giudice ci sta avvertendo di questo. Quello che vi dicevo prima, i nostri dati possono diventare una minaccia per noi stessi. Possono, se noi sappiamo che cosa fare. O se non ci preoccupiamo. O non ci facciamo prendere dal panico. Il 90% di attacchi arriva tramite email. Perché arriva tramite email? Arrivava tramite email. Questo un'analisi fatta qualche anno fa, non è fresca. Perché arrivava tramite email? Perché l'email era l'unico mezzo per farci arrivare dei link cliccabili. Quindi noi che cosa facevamo? Noi ricevevamo l'email e tramite quei link ci venivano, non è che obbligavano, riuscivano a prendere il consenso di alcune attività e a rubarci determinati dati. Perché? Perché sotto lo leggiamo il phishing. Che cos'è il phishing? E il spear phishing. Sono quelle email che voi forse vi sono arrivate ma non ci avete fatto mai caso. Sono quelle email che ti arrivano dalla banca. Magari arriva la mail da una banca popolare sarda. Io abito a Sora, a Frosinone. A Sora, banca popolare sarda non esiste, no? Eppure mi arriva una mail dalla banca popolare sarda dove mi dice: guarda, il tuo conto sta per essere congelato, devi per forza cliccare qui e confermare i tuoi dati. Ecco. Questo è quello che vi dicevo io prima. Non ci dobbiamo far prendere al panico. Intanto, Banca Popolare Sarda, ma chi ti conosce? Uno, il primo pensiero che si fa, Banca Popolare Sarda, ma chi ti conosce? Cancello l'email. Non vado a stuzzicare la mia curiosità. Non ti conosco, cancello l'email. Ok, sono un utente di quella banca. Oh, cavolo, che mi sta succedendo al mio conto? Non vado a cliccare sull'email. Perché la banca, quando succede una cosa quella, non vi preoccupate che non vi mandano l'email. Vi chiamano al telefono. Perché è un fatto grave. E la banca non ti manda un'email per dirti che ti sta congelando il conto. Ti chiama il direttore. Dice: ma che è sta storia? C'hai un problema, lo saranno scoperto, ma quando lo viene andato? Perché fin quando utilizziamo le banche dove conosciamo la gente, succedeva questo. Oggi esistono le banche virtuali perché ci danno il tasso di interesse più basso, ci regalano il telefonino, ci regalano il tablet, ci regalano la televisione, ci danno le prime 10 erogazioni gratis e quindi ci preoccupiamo e clicchiamo sul link, no? È l'ultima cosa che facciamo. Lo spear phishing è proprio quello. Spear significa mirate. Ok? Allora, andiamo avanti. E quindi, come diciamo, minacce per noi stessi. Quindi, quando questi hacker vanno a prenderci i nostri dati, perché ormai il problema fondamentale non è che ci rubano la password, che ci rubano il nome utente e la password e entrano nel nostro spazio.
A loro entrare nel nostro spazio non gliene frega niente. Non gliene frega niente entrare nel nostro spazio. Loro interessa prendere il controllo dei dati. E quindi come fanno a prendere il controllo dei dati? Come dicevo prima, gli attacchi vengono fatti con l'email e sono preparate ad hoc, perché loro sulla rete, con dei software e delle applicazioni specifiche, vanno a recuperare una serie di informazioni sulle vittime e poi gli mandano delle informazioni specifiche. Cioè, gli dicono, ti mandano a dire, mi sa che l'ho messo nella slide successiva. Un attimo, cambia slide. Eccoli qua. No, ce l'abbiamo dopo. Ok, la vediamo dopo. E vi faccio vedere le mail che arrivano ad hoc. E poi, ecco, come vi vedete, insomma, le applicazioni più colpite in questo momento sono quelle dove noi condividiamo veramente tante cose, che sono Facebook, LinkedIn, perché sono le app dove noi effettivamente raccontiamo la nostra vita, e LinkedIn è l'app dove noi raccontiamo la nostra attività professionale, le nostre capacità professionali. Questo è successo poco tempo fa, quando avete sentito il data leak che ha colpito Facebook qualche tempo fa. Il data leak, che poi a noi ci hanno costretto a cambiare password, ci hanno costretto a attivare altre attività di sicurezza che vediamo dopo, vi faccio vedere dopo, hanno rubato tutte quelle informazioni specifiche: telefono, data di nascita, la via, l'indirizzo, le nostre informazioni personali, i nostri interessi particolari, le attività che ci piacciono di più, se ci piace fare la fotografia, se ci piace correre. Queste sono le informazioni che loro hanno rubato. E in quei 533 milioni di utenti che sono stati colpiti da questo attacco hacker, 36 milioni erano italiani. Ci siamo capitati tutti. Soltanto che, se sappiamo come difenderci, non ci preoccupiamo, perché tanto lo sappiamo oggi che entrare su un social significa mettere la nostra vita al servizio e a disposizione di tutti. Però se sappiamo questo, sappiamo anche come difenderci. Sappiamo che prima o poi succederà che qualcuno ci viene a chiedere qualcosa, oppure ci manda una mail, manda avanti la slide, ci vediamo. Infatti, ecco, questi sono i dati che sono stati rubati: numero di telefono, cellulare, il sesso, la città, la data di nascita, il profilo lavorativo, le relazioni sentimentali. Le relazioni sentimentali sono quelle che vengono attaccate di più. E poi mi dite perché? Le relazioni sentimentali sono quelle che vengono attaccate di più perché è la nostra parte vulnerabile. Siamo noi vulnerabili su queste cose. Se sentiamo qualche psicologo, parliamo con qualche psicologo, noi siamo veramente succubi nelle nostre relazioni sentimentali. E poi indirizzi mail, per mandarci informazioni, per forza. Mi permetti una domanda? Sì, prego, dimmi. Non emerge forse in questo, a proposito della inconsapevolezza con cui affrontiamo il web di cui parlavamo all'inizio, anche uno scarso pudore nel raccontarsi, nel senso di travalicare la dimensione pubblica, no? che è insita nei social, raccontando anche cose che forse sono più proprie di una dimensione amicale. Quindi pensare che l'ambiente web sia un ambiente amichevole per definizione, mentre in realtà, come hai dimostrato, ha delle insidie insite e connaturate. Quindi siamo un po' come, volendo fare il parallelismo con quello che ci è capitato, non siamo dotati degli anticorpi per vivere in quell'ambiente e ci rientriamo in modo inconsapevole e anche un po' impudico in questi ambienti. Quindi la domanda che mi viene da fare è questa: nel momento in cui noi, diciamo, ci
offriamo e ci vediamo tornare indietro, quindi queste richieste di relazione, di comunicazione, anche solo la mail della banca, perché se sanno quale banca frequentiamo potrebbe anche essere insidioso l'aspetto di ricevere dalla banca giusta una certa domanda. Esistono degli espedienti per, come dicevi tu, mettere magari un momento in sonno questa risposta e ragionare a mente fredda su come verificare la genuinità della comunicazione? Sì, allora, dovremmo, diciamo che quando arrivano queste mail, quando arrivano queste richieste, sì, c'è un metodo per fare questo. Adesso lo vediamo, c'era uno slide apposta più avanti, però ti comincio a rispondere. Allora, oggi è difficile, comunicare è difficile, però ci resta facile comunicare quando di fronte a noi non c'è nessuno che ci risponde. Allora, oggi è facile mettere su social uno stato d'animo, ok? Oggi sono giù di morale perché mi è successa una cosa grave. Mi ha lasciato il ragazzo, oppure mi è andata male, parliamo dei giovani perché molto spesso lo fanno i ragazzi, no? Mi è andata male l'esame, oddio la professoressa. È facile mettere uno stato d'animo sui social, anche perché poi dall'altra parte ci rispondono, ma ci risponderanno tramite messaggio, quindi non è uno scambio verbale di informazioni. La nostra paura è magari farci dire dal compagno, ci vergogniamo magari di dire al compagno che cosa è successo, però magari poi lo diamo in pasto ai social, perché magari su quei social non ci abbiamo il vicino di casa, il compagno di banco, e quindi gli raccontiamo ai social e aspettiamo che dall'altra parte tutti quanti ci faranno una carezza, ma magari cerchiamo anche un po' di comprensione, oppure perché poi c'è la comprensione, no. Ci stanno quelli che ci comprendono, dicono, ah, non ti preoccupare. Poi ci sono quelli che ti attaccano proprio, ti dicono, vabbè, sei uno sfigato. E da qui nasce il bullismo. Sei uno sfigato perché non ti suicidi. Sono queste le informazioni. Purtroppo è questo, così è. Invece, per quanto riguarda le mail di spam, sì, noi ci possiamo difendere da questo. Tra qualche slide, quindi possiamo anche andare avanti. Ecco, questa, diciamo, è una slide che l'acquisizione inconsapevole delle nostre attività che viene fatta tramite l'acquisizione di dati e viene fatta tramite l'intelligenza artificiale. Questo, per esempio, sono gli SMS, il phishing degli SMS. Quando ci arrivano questi SMS che ci dicono che dobbiamo confermare la nostra identità, anche qui dobbiamo stare attenti quando ci arrivano questi SMS, perché se lo aspettiamo è un conto, se ci arriva in un momento che non lo aspettiamo, dobbiamo stare tranquilli. E quindi, ecco, questi sono, per esempio, alcuni esempi di messaggi che ci arrivano. Congratulazioni per il tuo nuovo lavoro. Ok, questo, diciamo che è stata fatta una ricerca sul nostro profilo, sia Facebook che Instagram, e diciamo che si sono accorti che noi abbiamo cambiato lavoro. Quindi ci arriva un messaggio, una mail o un SMS, congratulazioni per il tuo lavoro, clicca qui per darci un tuo parere sul nuovo lavoro, oppure ecco, mi dispiace la morte del tuo genitore, lo conoscevo bene. Questi sono tutti messaggi fuorvianti che ti portano poi, cercano di entrare in confidenza con te e di poi portarti a fare le cose che loro hanno deciso che devi fare. Ecco, questo diciamo che è importante. Questa è la slide che volevo mostrarvi, intanto questa, e poi quella che mi hai detto prima tu della mail che ci arriva dalla banca. Ve ne faccio vedere una, ne ho presa proprio una in particolare e l'ho messa in una slide. Ecco l'intelligenza artificiale, di cui io parlavo prima. Loro chiamano tool software, ma sono delle applicazioni, quindi software, vedi, ancora utilizziamo software e applicazioni, sono quelle applicazioni che vengono addestrate per andare sulla rete e cercare le informazioni, quindi nome utente, amici, città, interessi, e loro lo fanno in maniera autonoma. Una volta che tu sei stato programmato, loro hanno una loro funzione, che è quella di fare quel lavoro là. Acquisiscono tutti i dati, tutto quello che sulla rete, sulle informazioni, anche perché
quando noi affidiamo una notizia a Facebook o postiamo una fotografia su Facebook, purtroppo non rimane ferma lì all'interno di Facebook, ma purtroppo viaggia nella rete. Perché i motori di ricerca, di cui non abbiamo parlato ancora questa sera, ma ne facciamo un piccolo accenno adesso, i motori di ricerca vanno a raccogliere, vanno a scansionare. Quelli sono i primi tool software di intelligenza artificiale che scansionano la rete in maniera benevola e mettono e aggregano tutte le informazioni che incontrano sulla nostra persona. Ma lo fanno per noi, lo fanno per le aziende, lo fanno per tutti. Perché questo? Perché poi noi quando andremo a cercare su internet, che ne so, Enrico Mancini, e loro tireranno fuori tutte le informazioni che hanno raccolto. Quindi tra Facebook, Instagram, le fotografie postate su Google, le fotografie, per esempio, non di professione, ma di hobby, faccio il fotografo, il giornalista, faccio delle fotografie, le do in un giornale locale, ma nella parte meta dei dati ci sta il mio nome e il mio cognome, e quindi quella fotografia, anche se viene pubblicata da un altro tizio con un altro nome, però nei metadati c'è il mio nome e Google l'assegna a me, quindi io so in qualsiasi momento chi sta utilizzando le mie fotografie. Quindi i motori di ricerca sono proprio uno di queste intelligenze artificiali. In questo caso nel 50% che lo utilizza nella parte buona lo usa per fare determinate attività, il 50% che lo usa per la parte cattiva lo usa per fare altre attività, addirittura per creare dei profili falsi e farci cadere in tentazione. Oltre a quello che è successo a Massimiliano, che ci stanno rubando i nostri profili Instagram e Facebook, su molti social escono dei profili aggiuntivi ai nostri, con le nostre fotografie, con le nostre, solo per fare delle estorsioni di denaro. Allora, purtroppo il lato che viene utilizzato di più è il lato femminile, perché noi uomini siamo un po' più, scusatemi, siamo un po' più fessacchiotti. Ecco. Quindi vengono fatte delle scansioni accurate su, diciamo, immagini di ragazzi di bella presenza, e poi fanno dei profili falsi, e poi ti scrivono, dicono, oh, ciao, ho visto, sai, mi sono stufata di tutti i miei amici, ho visto il tuo profilo, sei veramente una persona fantastica, e ti cominciano a scrivere così. Sono tutti americani, italiani ancora non l'hanno fatto, ma usciranno anche noi, lo faremo anche come italiani, ma lo fanno, è tutto americano. Dopodiché ti cominciano a raccontare delle storie, che ne so, che stanno arruolati negli eserciti americani, stanno in Afghanistan, stanno in Libia, stanno facendo delle missioni. Dopo qualche giorno che ti scrivono, no, sai, mia madre è malata, io sono ferma qui, sai, se mi potresti mandare 100 euro perché io magari non riesco a smuovere i miei conti da qua, lo mandi su questo conto che li utilizzerà mia madre, e ti cominciano veramente a fare l'estorsione dei soldi. Questo è un altro lato che noi dobbiamo stare attenti. Questi invece, ecco, questo, diciamo, ho fatto una slide dove ho racchiuso un po' quello che succede sui social. Queste sono le storie di Instagram, se ci fate caso ci abbiamo di tutto, dai bambini piccoli alle mamme, ai madre e figli insieme, ragazzi su TikTok che fanno dei video di tutte le maniere, e poi Facebook che viene utilizzato sia nella parte buona che nella parte cattiva. Io ho messo, diciamo, ho catalogato TikTok nella parte media, più cattiva che media, Instagram nella parte buona e Facebook e Instagram sulla parte buona, ma poi alla fine, come vi ripeto, c'è 50 e 50. Ecco qua, questa è la slide che mi avevi appena chiesto. Come riconosciamo quando ci arriva una mail dalla nostra banca, un messaggio dalla nostra banca? Questo, ecco, come si chiama, vedi, se ci fate caso, opla, scusate, questo, mannaggia, no, perché vado a vedere, no. Questo si chiama il phishing scam. Allora, il phishing, se ci fate caso, partiamo dall'SMS della banca MPS. Ci arriva un SMS, sistema io sicuro, è stata richiesta un'autorizzazione di spesa per euro 251,78. Se non è stato lei, seguire il seguente link. Diciamo che già
il linguaggio un po' italiano ti potrebbe far capire che forse c'è qualcosa che non fa. Però poi andiamo a vedere il link HTTPS. È vero che c'è la parola MPS, se ci fate caso, MPS open.me. Allora, la prima cosa che dovete fare, quando vi è arrivato questo SMS, dovete andare a vedere questo link. Ma la mia banca che indirizzo c'ha? Ma è mpsopen.me oppure mps.it? Allora, questo è il primo controllo che dovete fare. Perché se quello che ci avete voi della banca quando utilizzate voi per l'accesso non è uguale a questo, è già una frode. Vi stanno già fregando. Perché quando voi cliccherete su questo link, vi uscirà una pagina web, quindi un sito internet, identico e spiccicato a quello della vostra banca. E voi non potete fare niente, cioè non... vi troverete in quel marasma, dice, oddio, ma questa è la banca. No, non è la banca. Perché poi in alto, a destra, in alto nella barra, scusatemi, non vi riesco a fare, ma nella barra dei indirizzi, dove noi scriviamo www.mps.it, lì ci sarà scritto un link diverso, un indirizzo diverso, che sarà questo, mpsopen.me/accedi, come sta scritto qua. E là metterete il vostro nome utente e password, loro vi hanno già preso una parte del codice. Perché già vi hanno preso una potente password. Come vi ripeto prima, come vi ho già ripetuto prima, le banche vi mandano gli OTP, quindi avete sia o la macchinetta o il software sul telefonino, quindi vi chiedono il codice aggiuntivo. Però poi loro vanno avanti, perché quando hanno visto che ti sei loggato e ti sei registrato, ti mandano un altro SMS. E ok, ci puoi inserire adesso il codice OTP? Nell'SMS ti chiedono il codice OTP, non te lo chiedono di andarlo a mettere sul sito. Perché loro se lo registrano, nel frattempo si sono presi i tuoi dati, nel frattempo hanno aperto un'altra piattaforma vicino e hanno inserito il nome utente e password, aspettano soltanto l'OTP che tu devi inserire. E ti hanno preso il conto. Con un attimo ti hanno svuotato il conto. Non te ne sei neanche accorto. Poi il bonifico l'hai fatto tu, o il trasferimento dei dati l'hai fatto tu perché esce dal tuo conto. Vai a dire alla banca, devi portare questo SMS, devi portare il secondo SMS, fai la denuncia, passeranno, si troverà sicuramente la scappatoia, la banca è assicurata e quindi vi ritirano il credito. Però è un macello, cioè è un lavoro lungo. E poi ho voluto mettere questa mail di Aruba, perché queste sono proprio questo è un SMS, quindi. Invece ho voluto mettere proprio un'email di Aruba. Aruba che è un sistema, è un'azienda che vende siti web, domini, PEC, via discorrendo. Ecco, questa è una delle mail phishing che è identica spiccicata. È identica spiccicata. Io lo utilizzo come servizio Aruba perché faccio dei servizi web. Questa è arrivata proprio a me. E mi dice, si prega di notare che il rinnovo è stato respinto nonostante diverse richieste da parte nostra. Allora, già questa Aruba, per esempio, ecco perché vi dico, quando vi arriva da un servizio che non conoscete, cancellatelo direttamente. Non ci state manco a perdere tempo. Se invece è un sito, è un sito che voi usate spesso, dovete andare a leggere effettivamente che cosa vi scrivono. Perché questo, per esempio, Aruba non lo scriverà mai. Si prega di notare che il rinnovo è stato respinto nonostante diverse richieste da parte nostra. Questo non esiste, perché Aruba questo non lo fa. Però posso anche prenderla per buona, cioè se sono pazziti, hanno cambiato i messaggi di comunicazione, va bene questo. Però poi io che cosa faccio? Accedere al vostro modulo di pagamento. Quando voi vi fermate con il mouse, vi dovete fermare qualche istante su quella scritta, perché è sottolineata. Di solito, quando vi arriva una mail ed è sottolineata, guardatelo anche nell'SMS, l'HTTPS MPS è sottolineato, significa che dietro a quella scritta c'è un link che va cliccato. Quindi accedete al vostro modulo di pagamento, è sottolineato, quindi c'è un link. Guardate che cosa c'è scritto. HTTPS www.aruba-pagamento-sis.com. Sbagliatissimo. Io lo conosco, è sbagliatissimo. Però anche voi che magari non avete ancora preso, ma state iniziando a capire qualcosa, perché spero di essere stato chiaro,
io devo andare a controllare questo aruba-pagamento.sys.com, perché io già so, esiste, vedi, c'è un'immagine in alto, sull'immagine c'è una scritta, aruba.it, se ci fate caso, the web company. Quindi già che io vado a leggere www.aruba-pagamento-sys.com è già sbagliato. Quindi devo capire già all'istante che quello non va bene. È un link che non va bene. E che cosa faccio? Cancello l'email. Oppure chiamo il servizio di assistenza di quell'azienda e dico: scusate, ma avete mandato per caso una mail? Perché mi sembra strano che mi scrivete in quella maniera. E loro vi risponderanno. Però non andate, non cliccate. Allora, nel 99% dei casi, se non siete sicuri, non cliccate. E soprattutto sugli SMS, perché sono deleteri. Gli SMS sono più catastrofici dell'email. Perché le email vi riportano su una pagina, vi riportano su una pagina dove voi dovete andare a compilare dati. L'SMS va in maniera, certe volte va in maniera automatica. Va in funzione un software che fa tutto in automatico. Ecco, ve l'ho messo qua di lato. Guarda, questo mi è successo proprio l'altro giorno. Guarda cosa ho trovato in questa slide a sinistra. Guarda cosa ho trovato. http://tiktok.ale7.sbs-sigrigi. Cioè, ma che è sta roba? Di questo non vi dovete fidare. Subito, questo va cancellato subito. Va cancellato all'istante. Oppure quest'altro messaggio di WhatsApp con un login di Instagram. Guardate, che sono diventati così furbi. Un login, ti arriva un messaggio da un profilo Instagram, WhatsApp di Instagram. Non esiste né in cielo né in terra. Cioè Instagram non ha il suo profilo WhatsApp. Non ha il suo profilo Telegram. Ma questo vi arriverà anche via SMS come quello che abbiamo visto qua a sinistra. Questo è un altro messaggio di... Scusatemi, il primo messaggio che abbiamo visto, TikTok, è un messenger. Ma lo stesso arriva su SMS come abbiamo visto prima quello della banca. E lo stesso questo di WhatsApp. www.copyright-instagram-center-ml. Cioè... E poi per farvi cadere nella tentazione, sotto diciamo che ci hanno quasi preso help.instagram.com, perché instagram.com esiste, quindi ci hanno quasi preso, ti hanno quasi fuorviato. Però scusate, il telefono è partito, quindi ci hanno quasi fuorviato in questo. Però quello più importante è là che ti hanno scritto verifica il tuo account. Quindi tu che cosa fai? Ignaro, tranquillo, clicchi sopra, esce un'altra pagina, metti il tuo nome utente e password e ti hanno fregato. Quello che è successo a Massimiliano qualche settimana fa è ancora peggio. Era un SMS automatico. Come Massimiliano ha cliccato su quell'SMS, è partito in funzione un software, perché tramite... È stato un OTP, era come se fosse stato un OTP dal cellulare di Massimiliano. Massimiliano aveva il suo numero di cellulare come riferimento nel suo profilo Instagram. Siccome è arrivato dall'SMS, dal cellulare di Massimiliano, è arrivato l'ok cliccando su quel link, Instagram lo ha fatto, hanno fatto, quindi è andato in funzione del software, è stato riconosciuto il cellulare di Massimiliano, è entrata in funzione tutta una procedura e in maniera automatica è stata cambiata nome utente, è stata cambiata la password, è stata cambiata la mail di riferimento, è stato cambiato il cellulare di riferimento. Quindi Massimiliano, un istante dopo aver cliccato lì, non ha potuto fare più niente. Infatti siamo stati, con l'assistenza di Instagram, abbiamo cercato in qualche maniera, siamo riusciti, perché alla fine c'è una sezione dedicata a questo, e diciamo che con un video messaggio e con la prova della carta d'identità, che lui era
era proprio il titolare, gli hanno ridato il profilo, siamo riusciti a recuperarlo, per fortuna. Altrimenti avremmo perso magari 7, 8, 10 anni di fotografie, di amicizie. Ma la cosa più brutta è che dal tuo profilo Instagram ti mandano, poi scrivono ai tuoi amici: ciao, sono Massimiliano, sono stato iscritto, mi sono appena iscritto a un sondaggio, a un concorso di bellezza, sai, se mi fai una cortesia puoi cliccare su questo link che mi lasci il suo voto, è importante per me. Quando tu hai cliccato su quell'SMS, ecco perché all'inizio vi dicevo, non dovete cliccare mai per nessuna ragione al mondo, neanche se vi scrive vostro figlio che è stato rapito. Va prima telefonato, dovete fare prima una telefonata preventiva, perché poi ci facciamo, ecco, la cosa importante è quella, non ci dobbiamo far prendere dal panico. E questo è invece la seconda immagine, scusate, la terza immagine è proprio questo. Guarda, a tutti i miei amici, se vi arriva qualcosa del genere sappiate che non sono io, è un truffatore che oggi ci prova, non rispondete grazie, ciao Gianluca, potreste aiutarmi a recuperare il mio account cortesemente? Non lo fate, perché vi chiederanno il tuo nome utente, la tua password, se no mi serve il tuo nome utente, ma così io segnalo che poi mi recupero il mio profilo. No, una volta che avete dato il vostro nome utente per la vostra password, è la fine. Avete perso tutto. Allora, ci abbiamo la conclusione che abbiamo sforato. Ecco, questa è una parte che mi interessava far vedere, ma l'ho fatto soltanto per Facebook. Queste sono, diciamo, è la sezione Facebook per quanto riguarda la sicurezza informatica. C'è proprio una sezione di Facebook, entrando nelle impostazioni, sicurezza, e impostazioni, sicurezza, escono fuori queste informazioni. Ti dice PC Windows, sessione attiva ora, quindi ti dice dove sta in questo momento attivo il tuo profilo Facebook. Poi ti dice dove è stato attivo, quindi Samsung Galaxy S22, che è il mio telefonino, 17 ore fa, quindi sono entrato da Facebook dal mio telefonino. E poi c'è tutta la parte dedicata alla password, al salvo informazioni, e poi ecco quello che mi interessava farvi vedere, infatti sicurezza, autenticazione a due fattori. Usa l'autenticazione a due fattori. Questa è importantissima, la dovete attivare tutti. Perché la dovete attivare tutti? Perché l'autenticazione a due fattori non è soltanto mettere nome utente e password. Una volta che stanno messo nome utente e password, vi richiede un codice aggiuntivo che, se state facendo l'accesso dal telefonino, perché oggi diciamo che Facebook ce l'abbiamo tutti attivi, una volta abbiamo messo nome utente e password lo lasciamo lì, noi clicchiamo sull'icona di Facebook e la password è salvata. Io entro, vedo le mie cose, non sto lì a scrivere ogni volta nome utente e password. Però se io la sera rientro a casa, mi metto da PC, mi metto vicino al computer, perché il telefonino poi, lo schermo è piccolo, mi si affaticano gli occhi, è diverso. Quindi voglio accedere sulla mia pagina Facebook da lì, dal computer. Allora il computer che mi fa? Attivando l'autenticazione dei fattori, il computer mi dice, ok, mi dai il tuo nome utente e password, perché noi insegniamo il nostro nome utente e la nostra password. E poi ti dice, ok, adesso vai dai l'autorizzazione ad entrare da questo browser dal tuo telefonino. Infatti, se voi lo fate, ci provate a farlo, sul display, sulle notifiche del vostro cellulare, esce scritto autenticazione a due fattori. Bisogna cliccare sull'autenticazione a due fattori, cioè bisogna dire sì, perché ti esce in quel momento, non ti esce in un altro momento, ti esce prima o ti esce dopo, no. Metti un utente e password sul computer, un istante dopo ti esce la notifica sul cellulare. Sì, sì, sono io. Ti dice da dove arriva la notifica, mi dici sì, sono io, e poi entri dal tuo computer. Quindi è importantissimo questo perché ti evita tanti problemi. Ti evita il problema di aver cliccato sull'applicazione sbagliando sull'SMS, sulla mail, e ti sei fatto fregare il tuo account. Quindi l'applicazione a due fattori, per favore, stasera mettetevi a farla. Ah, le icone qui a sinistra che ho messo, che sono Facebook e Instagram, sono seguite da un'altra icona, che è Meta. Allora, oggi Zuckerberg ha fatto una società apposta per la gestione
delle app, Facebook, Instagram, WhatsApp, e sta acquisendo altre due o tre applicazioni, ma è la società, si chiama Meta, quindi quando vedete questo simbolino qui non vi mettete paura, è sempre qualcosa che riguarda Facebook. Andiamo avanti. Pasquale Russo ha alzato la mano. Pasquale, puoi usare la sezione domande e risposte per farci la domanda, per farmi la domanda così rispondo? Poi, sempre nella sezione, vado avanti nel frattempo, anche nella sezione, sempre nella stessa sezione, quindi impostazioni, sicurezza, c'è quest'altra dicitura, configurazione di una funzione di protezione aggiuntiva, ricevi avvisi sugli accessi non riconosciuti. Ok, che significa? Se io attivo questa e faccio l'accesso domani mattina per un qualsiasi motivo, mi trovo per lavoro a New York, faccio l'accesso da una pagina web a New York, da un sito a New York, a parte l'autenticazione a due fattori, ci arriva sempre la notifica sul cellulare, ma sul cellulare ci arriverà anche una notifica e gli dice guarda, è stata fatta l'accesso, è stato fatto l'accesso da una postazione dalla quale non ti sei mai collegato. Sei tu? Ecco, quindi diciamo che questa è anche importantissima, perché ci aiuta a fare un controllo aggiuntivo. Così stiamo tranquilli che i nostri dati non vengono il nostro utente e password non vengono presi, non ci hanno rubato il nostro account. Andiamo avanti aspettando la domanda di Pasquale. Poi ci sono altri metodi di sicurezza, come vi ripeto, i codici di recupero sono importantissimi. I codici di recupero sono dei codici che vi vengono mandati una sola volta e voi dovete stampare o salvare o mettere nel cassetto, perché se diciamo che il nostro OTP di sicurezza, se ci fate caso, SMS, cioè messaggi di testo per SMS e la chiave di sicurezza, ma se noi per caso ci si rompe, siamo a casa, ci cade il telefono nell'acqua, non funziona più il telefono, sto senza telefono, devo prendere qualcosa o fare qualcosa. Se noi ci siamo fatti mandare questi codici, ce li cacciamo dal cassetto, perché Facebook ti chiederà, guarda, attivami, dammi la conferma dal tuo telefonino che stai entrando sul browser. Se tu non lo puoi fare, sotto c'è scritto, va bene, utilizza altri metodi di autenticazione. E quindi lì potresti scegliere, siccome il telefonino l'hai rotto, ma Facebook non lo sa che il telefonino è rotto, potresti utilizzare i codici di recupero. Quindi è un altro metodo di sicurezza. Allora, leggiamo la domanda di... Perché avete scritto autenticazione con l'H? Perché è in inglese. Infatti c'è, scusate, era authentication, invece ho messo l'indicazione, è un errore di ortografia, scusate, non l'ho visto. Scusami Pasquale, ma ho sbagliato, è autenticazione. E quindi ci abbiamo anche quest'altra possibilità, questo lo usa Facebook, lo usa Instagram, lo usano altre TikTok, lo usano altre applicazioni. Andiamo avanti. Niente, siamo arrivati alla fine. Quindi diciamo che questa era l'ultima slide a disposizione. Io spero di essere stato abbastanza chiaro nella mia esposizione. Spero che possa essere stato di aiuto per le vostre difficoltà. Rimango in descrizione se c'è qualche domanda. Io ho visto che domande e risposte non lo sa nessuno, ho visto anche la chat dei soci ma nessuno ha scritto niente, quindi credo di essere stato abbastanza chiaro. Quindi non so, se sono a vostra disposizione, se avete qualche altra domanda sicuramente faremo un webinar più approfondiremo di più il discorso per quanto riguarda la sicurezza proprio dedicata ai social. Questa sera diciamo abbiamo fatto una panoramica molto lunga, cercando di farvi capire un po' tutti gli aspetti che stanno nel retro di un'applicazione e dei nostri social network. Quindi niente, rimango sempre a disposizione per qualsiasi informazione. Enrico, non ti posso che ringraziare e credo che l'apporto più importante in questa chiacchierata sia che il mondo è complesso,
che c'è una parte brutta, come hai detto tu, ce n'è anche una buona, e soprattutto se tutti facciamo attenzione c'è anche il modo di poterlo vivere in sicurezza questo ambiente. È chiaro che diciamo si guardano le parti patologiche, si ascolta l'albero che cade, non la foresta che cresce quando si tratta una tematica, però credo che ne usciamo tutti più consapevoli, un po' meno avventati, perché appunto giustamente siamo in un mondo dove ci sono tante belle cose, tante cose comode, ma bisogna fare attenzione perché ci sono anche tanti frutti avvelenati che vanno conosciuti, e credo che tu ci hai aiutato a discriminare le insidie dalle tante cose buone che ci sono. Guarda, volevo aggiungere una cosa, perché nel frattempo è successa proprio in questa chat in questo momento. C'è stata una richiesta, una domanda e risposta, c'è uno spettatore anonimo. Se tu ci fai, se entri nel se clicchi nelle domande e risposte, c'è uno spettatore anonimo. Io che non vedo elencato qui sulla sinistra, sicuramente è qualcuno che si è registrato e non ha messo i suoi dati, e quindi Zoom l'ha identificato come spettatore anonimo, che di solito escono i nomi. Se ci fai caso, ci sta Pasquale Russo, c'è Laura Gravanzana scritto, e poi c'è uno spettatore anonimo. Ecco, io volevo, dico le ultime due cose, perché così chiudiamo un attimo il cerchio. Quando vi chiediamo, io lo dico ai nostri soci, perché lo posso dire solo loro, poi qualcuno vedrà il video e forse riusciremo. Quando noi vi chiediamo l'iscrizione ai nostri webinar e vi facciamo determinate domande, no? Quei famosi form di registrazione, noi non vi chiediamo i dati perché vogliamo sapere chi siete e che cosa fate, vi chiediamo in forma esplicita soprattutto per capire chi ci sta seguendo e come programmare i nostri webinar, ok? Quindi cerchiamo più o meno di capire, in base alle richieste che vi facciamo nei nostri form, chi siete e che cosa cercate da noi per aiutarvi il più possibile. Poi un'altra cosa, quando fate la compilazione, Enrico sei stato chiarissimo, scusate, nel frattempo sto lì, chiedo scusa, ok, era Luca Toni, ok, mi chiamo Luca Toni. Sì, le slide io le metterò nella pagina, caricheremo il video nella pagina del webinar sul nostro sito e metterò anche le mie slide. Quindi abbiamo risposto a Luca, a Martina, a Rossella Barberi, webinar molto interessante, ti ringrazio tantissimo Martina. Rosalba Mo, Enrico sei stato chiarissimo, il tema è molto importante, complimenti, grazie Rosalba. Luca Torio, ottimo lo spunto dell'anonimato quando si manda una domanda. Ok, abbiamo risposto anche a questa. E quando vi chiediamo di poi un'altra cosa, quando vi chiediamo di inserire dati, vi chiedo una cortesia, perché poi dall'altra parte chi riceve le vostre email, i vostri dati per poi rilasciare gli attestati sono io. Ecco, la faccia di chi vi manda gli attestati è la mia. È difficile mandarvi gli attestati perché certe volte i vostri nomi li devo riscrivere, perché una volta lo scrivete maiuscolo, una volta lo scrivete minuscolo, perché quello che scrivete in quei campi, un'applicazione, ecco, torniamo nelle app, un'applicazione acquisisce quei dati, le mette all'interno di un'altra applicazione e stampa l'attestato. Io poi quegli attestati purtroppo li devo andare a ricontrollare, perché quando scrivete male, io poi per non mandarvi l'attestato fatto male, li devo andare a ricorreggere un'altra volta. Quindi ecco, fate attenzione. Non lo dico solo per noi, io lo dico per tutti. Fate molto attenzione quando scrivete le vostre informazioni, soprattutto se le cose vi interessano, perché potreste perdere informazioni per non aver scritto una cosa sbagliata. E soprattutto l'email. Quando mi scrivete nelle chat private, Enrico, ma non mi è arrivata l'accettazione via mail del webinar? Io vi vado a controllare, vi aiuto tantissimo, vado a controllare, vedo se la registrazione è stata fatta. Certe volte non arrivano le registrazioni perché le mail certe volte sono sbagliate. Quindi state attenti, perché io capisco che quando digitate il nome, magari lo digitate in maniera veloce, vi sbrigate, però state attenti quando compilate i dati, soprattutto quando mettete i vostri dati
più importanti, nome, cognome, cellulare e email, perché non riusciamo neanche a contattarvi poi se ci serve un problema, se vogliamo risolvervi un problema e non sappiamo come contattarvi. Ecco, solo questo. Allora, ci sono alcune domande ancora, vediamo. Ok, Simonetta Crivia, si può fare un webinar su parcheggi rosa, modalità rosa? Ok, questo lo porteremo nel consiglio, si può fare un webinar su parcheggi rosa, però visto che c'è la presidente, che adesso la promuoviamo, vediamo se ci dice due parole. Presidente, ci hanno chiesto se possiamo fare un webinar, c'è pure il dottor Massimiliano Mancini, c'è una parte del nostro direttivo. Metteremo in cantiere anche qualcosa su parcheggi rosa, sì, perché no? Quindi anche a questo abbiamo risposto. Bene, io non ho più niente da dire, Roberto. Se le domande, penso che le domande abbiamo risposto a tutti. Quindi, non so, se possiamo, c'è una domanda, ecco la presidente. A tutti. Presidente, buonasera. Ho ascoltato con molto interesse la lezione, bravissimo, esaustivo al massimo e chiarissimo soprattutto. La tematica è difficile, molto difficile, e purtroppo le truffe sono in agguato. E per quanto riguarda i parcheggi rosa, cavolo, abbiamo Roberto. Abbiamo Roberto qua. E lui, se non vado errata, sta istituendo proprio adesso, da poco, tutti i parcheggi rosa e tutta la tematica, che è abbastanza difficile. O mi sbaglio, Roberto? Sinceramente è una tematica che stiamo trattando come tutti gli altri comuni, senza particolari, diciamo, spinte in questo momento. C'è un'attenzione forte dell'amministrazione sulla mobilità comoda e di genere, però appunto, diciamo, si può approfondire senz'altro la tematica. Abbiamo fatto le linee guida per il nostro personale, stiamo condividendo un percorso anche con la mobilità, proprio per studiare come disciplinare, anche perché poi servono, diciamo, anche delle scelte attuative e di pianificazione in questo. Sì, infatti avevo letto che stavate preparando tutto questo progetto con l'amministrazione, che oltretutto è una cosa abbastanza delicata, perché lo stanno richiedendo, visto che non abbiamo nemmeno le linee guida da parte del Ministero. E quindi siamo tutti quanti, ci barcameniamo nel buio, ognuno fa, cerchiamo magari di avere una linea guida per tutti, e tu sei veramente un emblema in questo sistema. Quindi, se si può fare, tu sei d'accordo, sarebbe una cosa abbastanza interessante. Sì, senz'altro, bisognerà ancora attendere, diciamo, qualche elemento aggiuntivo, ma noi stiamo cercando già di fare i compiti per poter, diciamo, colmare anche questa esigenza, che poi aleggia ormai da anni, perché sempre di più il tema anche della mobilità e della maternità sono temi che si coniugano, anche perché purtroppo molte volte le mamme continuano a lavorare piuttosto che devono supplire anche a famiglie lontane, quindi diventa sempre più importante. Lo vediamo noi nella nostra città, che fortunatamente attrae famiglie giovani e attrae persone che vengono a lavorare e che quindi hanno necessità di una serie di servizi che prima magari si sentivano meno urgenti e come una comodità. Infatti, anche perché stanno nascendo i parcheggi rosa, non sono per niente autorizzati, diciamo. Però nascono come funghi in quasi tutte le città e non si sa poi ovviamente come sanzionare. Sì, diciamo che è un segno dei tempi che denota l'esistenza di un'esigenza che sta sopravanzando la normativa e il legislatore, che sembra in tutt'altre faccende affaccendato, ma non è l'unico caso, ecco, senza voler alludere a altre tematiche che magari ci riguardano egoisticamente un po' più da vicino. Quindi per la mobilità, Enrico, abbiamo risolto. Infatti, ho visto. Abbiamo risolto. Sì, infatti, avete risolto.
Ok, quindi non lo so se vogliamo. Vedo che ci sono altre domande e risposte. Sì, Simonetta chiedeva se le amministrazioni devono fare una sorta di regolamento, ma credo che parlava dei parcheggi rosa, quindi questo poi glielo spiegheremo nel prossimo webinar. Simonetta, te lo spiegheremo nel prossimo webinar. Sì, avete okay. pagato per un webinar, se no il prezzo sarebbe doppio. No, vabbè, loro la quota ce l'hanno, sono la quota associativa, quindi soffriscono di tutti i nostri webinar, quindi vanno bene. E Luca Doni mi ringraziava per quanto riguarda il webinar fatto e chiedeva alcuni link per le scuole secondarie e quindi tramite la rete del genitore vorrebbe divulgare queste informazioni che ho dato questa sera per la scuola secondaria, insomma, vorrebbe fare qualcosa per la scuola secondaria. Faremo anche questo, aiuteremo anche Luca per fare questo. Luca, quindi ti aiuteremo a risolvere anche questo problema. Io ho finito, quindi niente, se vogliamo salutarci, che è tardi. Ciao, ho fame. Sì, ho fame. Intervenuti, lascio la parola a Roberto per il saluto finale. Ciao. Ah, e grazie per gli auguri che mi avete mandato tantissimi. Grazie, grazie, grazie. Oggi è il mio compleanno, Laura. Ormai sei vecchietto, sei negli anni. Quindi chiudo, vado a festeggiare con mia madre, mio fratello, mi stanno aspettando. È giusto. Okay. Bene, allora non ci resta che salutarci, ringraziando ancora Enrico per la bella trattazione dell'argomento, Laura perché con Upli dà questa grande possibilità di affrontare temi in modo originale e di grande interesse, e questo non è banale, e dà la possibilità anche di fare conoscenza reciproca su argomenti professionali, quindi fare uso di questo web buono, perché non sarebbe possibile in condizioni normali incontrarci da lontano, parlare di tante cose che ci interessano in modo tradizionale. Quindi credo che sia il più bel segno di speranza sul fatto che la tecnologia sia utile. L'importante è appunto tenere la guardia alta, tenere gli occhi aperti. Quello che facciamo per strada tutti i giorni lo dobbiamo fare anche sul web. Il nostro mestiere, come dicevano in un vecchio telefilm di quando ero piccolo, bisogna stare attenti là fuori. Giustissimo. Okay. Ciao a tutti. Un saluto a tutti. Buon proseguimento. Buona serata a tutti.